Puntata del D-Time numero 40. Oh, cioè, perché bisogna cominciare a fare le cose serie qui, perché infatti è la 40esima. No, ragazzi, no. Sigla, seria. No, ragazzi, il portafoglio, scusa, però scusa, Go! Due nuove dreamer si aggirano fuori dagli studi di Music Gate. Fatele entrare, poverine, che fa freddo a un certo punto. Que pierdes el control hablando en alta voz y eres mi corazón. Ciao, bocca al lupo. Io mi chiamo Lucrezia, vengo da Roma e ho 12 anni. Mi chiamo Asia, vengo da Roma e ho 11 anni. Split song uguale due canzoni. Ve l'eravate dimenticati? Io sì. Wake up on a Saturday night. What's American Boy? Oggi split song. Voglio farti un regalo. E ci sono due nuovi concorrenti, due ragazzi, Asia e Lucrezia. E adesso stiamo provando il mio regalo più grande di Tiziano Ferro. Di quelli che non sa aprire. Di fronte ad altra gente. Così. Perché il regalo più grande. Ancora. Il fraseggio di questa canzone è molto difficile, proprio perché è serrato, ovvero ci sono tantissime modulazioni in poco tempo. Perché regalo più grande, tranquilla. Insieme. È nostro per sempre. È solo nostro per sempre. Ad esempio, ta 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 ta. E tutti questi passaggi di note, di queste dette modulazioni, vengono abbastanza difficili da vedere comunque ragazzini piccolini. Good morning to you, good morning, my teacher, good morning to you. È solo nostro per sempre, one, two, three, four. È solo nostro per sempre. Voglio farti un regalo. Voglio farti un regalo. Voglio fa, fa, vai. Voglio farti un regalo. Stiamo per fare Wake Up e di Lady Gaga. Wake up, wake up, on Saturday night. Could be New York, maybe all in Mumbai. Faccio più giù, quando guardo questo schermo con tutto questo glitter luccicante penso ad una cosa soltanto, anzi due. La prima è che non vorrei mai averlo in casa. La seconda è che è uguale agli occhi di Nina. A lei le gusta la musica latina. Non viene bene. Vabbè, vediamo un video di approfondimento su Nina. Se non so le lingue, non è colpa mia. Hola, sono Nina. E a me mi gusta molto la musica latina. Ho cominciato a cantare sotto la doccia e per strada, a scuola, sull'autobus, sulla metro. E tutte le persone mi guardavano e mi facevano i complimenti, quindi ho cominciato a studiare canto. Ascolto musica latina, mi piace la musica allegra perché io sono allegra e quindi l'ascolto. Sono una ragazza che ha molto stile perché metto tutti questi cappellini un po' strani e vesto molto di rosa e nero che sono i miei colori preferiti. La vita va vissuta fino in fondo ogni giorno. Esperienze nuove, sempre con il divertimento. Asia, scusa, in esclusiva per il Daytime di Music Gate, ci racconti un po' come funziona il tuo slam? Ora ho appena finito di fare le prove del mio slam, sono andate benissimo. Poi tre bambini che suonano tre strumenti molto grandi, è emozionante. Io mi chiamo Margherita, sono il contrabbasso, sono un'amica di Asia, insieme facciamo un pezzo di Paolo Conte, Via con me. Siamo d'accompagnamento. Io sono Marcello e sono il batterista. Tre bambini che suonano strumenti così, poi è bello e poi ci piace. È una cosa che io non avevo mai suonato insieme a bambini, però abbiamo visto che è una cosa bellissima e ci divertiamo un sacco. È mercoledì, siamo a metà settimana e per oggi basta dei time, ma non vi preoccupate perché torneremo domani, sempre alle 18, sempre sulle Gulp, per capire e per vedere se le nostre dreamer hanno ben presente quello che faranno nel loro futuro. Forse lo capirò anch'io. A domani. Pulisco qui torno.